Allora, buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento che, come d'abitudine, è organizzato da Green Advisory e Unimarconi. Oggi tratteremo un tema topico, sempre analizzando dal punto di vista delle opportunità di finanziamento e di investimento, che è quello delle smart cities. Sappiamo che le città giocano un ruolo importante nel mondo contemporaneo, sia come motori di crescita, generando circa l'80% del PIL mondiale, sia anche come centri di innovazione, essendo ricettori di connessioni, interazioni, reti che favoriscono la creatività e la produttività. Negli ultimi decenni, seppur si è registrata qualche inversione di tendenza in alcuni casi, a livello globale comunque la popolazione che vive nelle città è aumentata in modo significativo. E secondo le stime ONU, nei prossimi 30 anni circa 2 miliardi e mezzo di persone si sposteranno verso i centri urbani, che significa che nel 2050 avremo circa il 70% della popolazione mondiale concentrata appunto nelle città. Chiaramente questa spinta all'urbanizzazione genera delle sfide. L'aumento della popolazione comporta un maggior dispendio di risorse, problemi legati alla mobilità, consumo energetico del suolo, inefficienza di sistemi di smaltimento dei rifiuti e così via. E quindi è chiaro che la tecnologia gioca un ruolo chiave in questo contesto. Il mercato delle tecnologie smart cities è piuttosto grande. E si stima che la spesa annua sarà di circa 158 miliardi di euro nel 2022. Dunque, le smart cities rappresentano una tematica di investimento che merita grande attenzione e un'opportunità di crescita, ovviamente, per le aziende innovative. A tale proposito, ne approfitto, colgo l'occasione per informare che Unimarconi e Green Advisory a breve lanceranno un acceleratore che, tra le altre cose, avrà anche l'obiettivo proprio di favorire dei modelli di open innovation, lo sviluppo di modelli di open innovation tra startup e PMI innovative e le grandi utilities del settore, proprio allo scopo di creare delle soluzioni che siano sempre più intelligenti e che favoriscano ovviamente un miglioramento delle infrastrutture e della qualità della vita nelle città. Di questo ed altro parleremo con gli ospiti di oggi, che ho il piacere di introdurre, partendo in ordine di scaletta da Alessandra Bechi di AIFI. Buon pomeriggio, Alessandra. Agostino Buongiorno a tutti. Inguscio, Presidenza del Consiglio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Stefano Russo di Green Arrow Capital. Buon pomeriggio. Salve a tutti. Andrea Fratini di Acea S.p.A., buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio. E Armando Fiumara di Enel X Italia. Buon pomeriggio, Armando. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Come sempre, prima di iniziare con gli interventi, cedo la parola a Francesco Marcolini per un suo saluto. Prego, Francesco. Ma intanto brevissimo, grazie Arturo, grazie a tutti i partecipanti. Hai accennato te che a breve apriremo un acceleratore per favorire le azioni di open innovation tra startup e PMI innovative e il mondo non solo delle utility, ma anche delle grandi aziende nei vari settori della green economy e delle smart city. Casomai al termine degli interventi spendo 2 minuti su questa azione e sull'azione Finance for City che stiamo perseguendo insieme, che sarà realizzata a maggio e giugno e prevede appunto dei tavoli di open innovation tra le aziende selezionate e le varie utility. Un'azione che realizzeremo assieme al CNR. Oggi il CNR non è tra noi unicamente per non avere un tavolo troppo vasto, poi nei webinar è sempre essere in pochi. Con il CNR abbiamo già un appuntamento per fine mese sui grandi temi dell'open innovation, di cui poi daremo notizia. Per cui io mi fermerei qui, ti ridò la parola al termine, magari per una breve chiosa. Grazie. Perfetto, grazie Francesco. Ovviamente ringrazio anche tutti i partecipanti, oltre che i nostri relatori, e ricordandovi che poi ci sarà una sessione di domande e risposte finale, passo subito la parola ad Alessandra Becchi. Prego. Grazie, grazie mille anche per l'invito.
E, come forse saprete, AIFI rappresenta gli operatori di private capital in Italia, quindi private equity, venture capital e private debt, è anche attenta alle evoluzioni di questo mercato e delle asset class nei prossimi, quello che saranno l'evoluzione nei prossimi anni, quindi anche all'innovazione nella finanza di impresa. E proprio in questi giorni, tra l'altro, abbiamo pubblicato sul nostro sito, è divulgabile, è consultabile, una guida private capital, guidare la crescita il cambiamento, che dà un po' questa idea del private capital come motore dell'innovazione. E tra le asset class, un po' alla ribalta dei prossimi anni, sicuramente anche quello delle infrastrutture, oggi ne parleremo, e infrastrutture, abbiamo costituito un tavolo di lavoro interno che ci aiuterà appunto a monitorare questi processi, questa evoluzione. Senz'altro, dicevamo, motore, la finanza come motore di sviluppo e soprattutto il private capital, e abbiamo anche, magari vi darò qualche dato, qualche flash che testimonia appunto queste affermazioni, a titolo subito esemplificativo, una ricerca dell'Università Luke ci dice che su 300 aziende monitorate negli ultimi anni, quelle partecipate dai nostri operatori per il 25% hanno brevettato contro una media nazionale del 5%, quindi comunque il motore di innovazione c'è. Parlando dell'argomento di oggi, Smart Cities lo scompongo, la sostenibilità e il ruolo dei centri urbani. Il primo, la sostenibilità, è il leitmotiv che ci accompagnerà, ci sta accompagnando ora e ci accompagnerà nei prossimi anni. In particolare noi lo stiamo analizzando all'interno del nostro settore come declinazione dei tre, delle famose tre lettere ESG, Environment, Social e Governance. Inteso in questo ambito è nata sicuramente una nuova dimensione di interesse per la finanza e se vogliamo noi siamo stati un po' i precursori come settore, perché il G, fattore G della governance, ha avuto sicuramente l'attenzione degli operatori di private capital, perché la managerializzazione dell'impresa, le innovazioni nella governance sono uno dei driver per la crescita del valore, quindi è già stato implementato da tempo. Forse più sfidante, sì, è la E di environment, in quanto comunque una due diligence ambientale è sempre stata fatta dai nostri operatori, però ovviamente da qui a essere parti e a contribuire al cosiddetto climate change, agli obiettivi che si è data la Commissione europea di riduzione dei gas inquinanti nel 2000, entro 2030, ovviamente occorre lavorare. Proprio in questi giorni abbiamo fatto su questi fattori, su questi principi, sull'adozione, un'indagine presso i soci AIFI, anche perché c'è stata un'accelerazione delle autorità europee che hanno comunque imposto agli operatori finanziari di mettere e pubblicare sul loro sito quanto stanno facendo in termini di rischi di sostenibilità e di gestione di questi rischi, quindi si sono adeguati anche i nostri operatori, se fate un giro sui siti hanno le dichiarazioni e implementeranno ovviamente nel tempo, perché non è che si può fare a tempo zero tutte le attività. Comunque questa indagine ci dice che almeno per l'80% sono stati implementati i principi e per l'86% circa li hanno già anche declinati nelle due diligence e nelle attività di monitoraggio degli investimenti. Quindi direi che è un buon punto di partenza da cui partire per lavorare, declinare i cosiddetti KPI, Key Performance Indicator e tutto quello che ovviamente ne seguirà. Seconda parte del nostro interesse, come dicevamo, Smart Cities, quindi il ruolo dei centri urbani, come diceva già Arturo, senz'altro è la focalizzazione del futuro, perché diventeranno centri, lo sono già, ma centri ancor più di innovazione, di tecnologia, di nuova socialità, e quindi parte una sfida di rivoluzione per ridisegnare il ruolo dei centri urbani. Si parla anche delle città dei 15 minuti, no? Dove si rivoluzionerà soprattutto la mobilità.
e quindi la lotta all'inquinamento urbano, quindi anche questo un contributo ai famosi obiettivi comunitari di cui si diceva prima. In questo ambito, beh, avete citato il vostro acceleratore, sicuramente il venture capital, che è la costoletta ancora piccola nel nostro mercato, ma che comunque vive e cresce e è anche molto in fermento, perché l'attenzione istituzionale c'è negli ultimi anni, ha comunque potenzialità. Ad esempio sulla mobilità aerea urbana abbiamo mappato i cosiddetti, anche cose simpatiche come gli elicotteri elettrici urbani che si stanno sviluppando, alcune corporate stanno sviluppando, e comunque su progetti di startup in questo particolare segmento sono stati già investiti nel solo 2020 e abbiamo mappato $1 miliardi nel complesso. Ovviamente il nostro mercato è più piccolo, il mercato italiano è un mercato che negli ultimi anni su startup e nuove imprese ha messo negli ultimi 5 anni circa 1 miliardo complessivamente su 700 progetti. Però comunque, come vi dicevo, sta crescendo, l'interesse c'è sia sui comparti sia tecnologici, dal medicale all'ICT, e sia anche comparti tradizionali. Per cui sicuramente, se poi c'è la nicchia come quella ad esempio delle smart cities, andrà anche verso questi progetti. Quindi, analizzate le due parti del smart cities, degli argomenti di oggi, diciamo anche qualcosa di metodo. Noi come AIFI abbiamo, soprattutto su questi progetti, sempre identificato un ruolo che può avere la partnership pubblico-privata, no? Sicuramente ruolo dei capitali privati, ruolo anche dei capitali pubblici, perché comunque con il solo recovery plan arriverà una bella ecco, ampia dotazione di risorse da allocare. Senz'altro il pubblico dovrà avere la visione per ridisegnare anche questa rivoluzione sostenibile, il privato però mantiene una forte capacità, e questo secondo noi deve rimanere al privato, di selezionare i progetti. E quindi sia deve selezionare, perché ha le capacità di farlo, l'ha sempre fatto in modo autonomo, e anche di selezionare quelli più in grado di sopravvivere, di crescere, di accelerare. Quindi senz'altro partnership in questo senso. Dal lato appunto dei capitali privati ci sembra che ce ne siano, anche per guardare il comparto delle infrastrutture. Qualche dato anche qua, vi dicevo che noi abbiamo istituito appunto come AIFI un monitoraggio, un tavolo per analizzare questo segmento. Si parla di 650 miliardi a livello dei fondi infrastrutturali, però nel complesso, in gestione giugno dello scorso anno abbiamo i dati, e addirittura lo scorso anno, pur un anno pandemico, sono stati raccolti $100 miliardi da 100 fondi per le infrastrutture, quindi numeri veramente importanti. Fra l'altro la pandemia, su tutti questi ragionamenti che abbiamo fatto, non ci sembra che abbia attenuato l'importanza di questi fattori, semmai li ha evidenziati, anche i famosi fattori ESG. Addirittura una ricerca del FEI ci dice, del Fondo Europeo per gli Investimenti, che si è accentuata l'interesse per la social, l'innovazione sociale. Comunque ci sono, non c'è stato un fattore assolutamente di attenuazione, ma semmai di rinsaldare alcuni punti di sviluppo. E il nostro mercato è sicuramente anche in questo, nell'ambito delle infrastrutture, un po' più ridimensionato rispetto a questi numeri, quindi noi lo vediamo come potenzialità ovviamente di crescita nei prossimi anni. Perché, se vogliamo fare una chiosa quasi finale, ci si interroga la finanza, i nostri fondi si stanno dirigendo anche verso questo comparto come comparto di investimenti di interesse, perché questo è l'interesse degli investitori istituzionali. Cioè noi a monte, come risparmio gestito
ovviamente che si rivolge a un certo tipo di clientela istituzionale, dai fondi pensione a livello anche internazionale, fondi pensione, casse di previdenza, assicurazioni, vediamo che c'è l'interesse da parte anche di questi soggetti di diversificare verso queste asset class, quindi asset class delle infrastrutture. C'è interesse anche perché è una tipologia di investimento che si combina bene con le loro prospettive di rendimento di lungo periodo, di bassa volatilità, e poi comunque vedono anche gli investitori che sono ovviamente le capacità dei governi di finanziare questi progetti saranno cappate anche da ovvi vincoli di bilancio, quindi il privato avrà sicuramente un ruolo chiave, e poi perché il ruolo dell'infrastruttura green viene proprio trainata da questo ragionamento che abbiamo fatto prima sulla sostenibilità, quindi si riallacciano un po' tutti questi concetti. Io vi ho dato solo qualche flash e vi do anche, chiudo con un appuntamento che, oltre a questo vostro molto interessante, il nostro prossimo è il convegno annuale aperto al pubblico, che si terrà appunto il 19 aprile dalle 11 alle 13. Abbiamo una diretta su Sole 24 Ore, abbiamo l'agenda sul nostro sito ovviamente, e ci fa piacere assolutamente condividere questi che saranno ragionamenti che saranno anche oggetto del nostro convegno, perché si parlerà di infrastrutture, di nuova finanza e di possibilità, speriamo, per il rilancio anche con nuovi progetti. Quindi molto volentieri, poi rimango a disposizione. Grazie. Grazie Alessandra, intervento flash ma pieno di spunti e molto interessante. Ne sottolineo un paio, che appunto intanto il discorso delle parole chiave, no? Sostenibilità e smart cities, sostenibilità chiaramente e tutti i vari concetti correlati, transizione ecologica, green eccetera, sono alla base ormai della strategia europea di diventare peraltro carbon neutral entro il 2050 come primo continente al mondo, quindi è chiaro che, e sappiamo pure che peraltro anche i progetti relativi al recovery plan dovranno essere per almeno il 37% legati a questi concetti. Quindi è chiaramente d'obbligo che tutto ormai venga più o meno indirizzato verso un discorso di sostenibilità, e le smart cities ovviamente sono, appunto come tu sottolineavi, una fucina di innovazione, lo continueranno ad essere, anche se oggi si parla di una riscoperta dei borghi dopo la nuova condizione anche lavorativa che si è creata a seguito della pandemia, però comunque le città rimarranno tuttavia con questa grande funzione innovativa. E l'altro aspetto è il ruolo importante dei capitali privati e anche delle interazioni con i capitali pubblici. Oggi c'è effettivamente questo interesse, è riconosciuto questo interesse da parte delle istituzioni verso i capitali privati, e però è interessante sottolineare la differenza che tu facevi sul fatto che la selezione dei progetti sarebbe opportuno che rimanesse poi ai privati, perché diciamo, questa è una cosa che è venuta fuori anche nel corso di altri webinar, insomma, è una sfumatura che però in realtà è molto sostanziale ed è interessante. Ribadisco l'invito al convegno del 19 aprile, ovviamente ti ringrazio ancora, e passo la parola ad Agostino Inguscio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prego. Grazie mille Arturo, grazie per aver sostanzialmente preparato perfettamente, diciamo, il terreno, e anche grazie ad Alessandra che ha giustamente parlato dell'attenzione istituzionale su questi temi e quindi anche dell'idea di perché le smart cities sono un elemento prioritario e saranno un elemento prioritario da qui a, come diceva giustamente Arturo, per sempre sostanzialmente, no? Perché da un punto di vista politico il 2050 sostanzialmente è al di là di qualsiasi orizzonte politico attuale. Ringrazio naturalmente anche Green Hill Advisory e l'Università Marconi per questa opportunità. Ma allora, sostanzialmente quello che pensavo di fare io è di dare un po' appunto un'immagine ampia sostanzialmente di questa priorità anche a livello istituzionale italiano ed europeo, e poi concentrarmi un momento su il percorso del G20 verso questa importante tematica,
e considerare anche come il percorso del G20 poi ha un impatto sul percorso della COP26, di cui sappiamo l'Italia essere in copresidenza insieme al Regno Unito. Io sostanzialmente mi occupo come climate lead del G20 italiano, quindi seguo i gruppi di lavoro, clima, energia, oltre a finanza sostenibile, ambiente, e sostanzialmente cities, le città sostenibili, le città del futuro, le città intelligenti, sono il tema della presidenza italiana. Quindi assolutamente per rassicurare di fronte alla questione di quanto può essere importante questo focus. Sicuramente ricorderemo il 2020, come ha accennato giustamente Arturo, come l'anno di questa grande pandemia, no? Che ha sconvolto le nostre vite, anche sconvolto un po' il modo che abbiamo di vivere nelle città. Ma al tempo stesso il 2020 è anche l'anno più caldo mai registrato, no? Dagli scienziati di tutto il mondo, questo ci è stato confermato sia dalla NASA che da Copernicus, che è l'equivalente europeo sostanzialmente della NASA. Quindi da un certo punto di vista siamo tutti tentati di non prestare troppa attenzione a questo fatto, sia per ovviamente la situazione particolare in cui ci troviamo a vivere, sia perché questo anno più caldo mai registrato arriva alla fine di un decennio che è anche esso stesso il decennio più caldo mai registrato, quindi in qualche modo non c'è molto di nuovo. Però per fortuna adesso comprendiamo pienamente il rischio appunto che viene definito appunto all'esistenza umana, no? Existential threat, come dice la Commissione europea e oramai come è anche un linguaggio utilizzato a livello Nazioni Unite, posto dal cambiamento climatico. E per esempio, parlando un po' alla vostra audience, quindi alla audience di investitori, di sviluppatori di idee, di tecnologie, è secondo me molto importante il fatto che il Global Risk Report del World Economic Forum di quest'anno, del 2021, quindi dell'anno del Covid-19, ha identificato come cruciali nei rischi di quest'anno sono tutti dei temi legati a cambiamento climatico e degrado ambientale, benché ci troviamo naturalmente nell'anno del Covid, no? Quindi questa cosa è molto interessante. Allora, l'Italia sostanzialmente in questo anno particolare, in questo 2021, diciamo di fine, speriamo, della pandemia e di inizio della ripresa, sicuramente inizio della ripresa in varie parti del mondo, si trova in questa posizione particolare di leadership a livello globale, con la possibilità di guidare l'agenda e le scelte che porteranno a una trasformazione, speriamo, verso la sostenibilità dell'intero mondo, sostanzialmente, nei prossimi 10 anni. Perché i prossimi 10 anni? Perché gli stessi scienziati che guidano sostanzialmente il processo COP dell'IPCC Report sono gli stessi scienziati che ci dicono che questi sono gli ultimi 10 anni a disposizione per evitare gli impatti più negativi di un cambiamento climatico sopra il grado e mezzo. Questo soltanto per dire il motivo per cui ci troviamo appunto ad avere a livello così centrale l'agenda climatica per l'agenda italiana quest'anno. Quindi, mentre stiamo affrontando questa crisi pandemica che non abbiamo mai sostanzialmente avuto di fronte a noi, come diciamo a livello generazionale perlomeno, ci troviamo anche di fronte a un'opportunità. Perché sostanzialmente l'idea adesso è di allineare quelle che sono le strategie di lungo corso degli accordi climatici di Parigi, quindi come ha detto giustamente Arturo, neutralità climatica 2050, che è appunto un commitment non solo dell'Unione Europea, ma anche per esempio del Regno Unito, del Giappone, della Corea del Sud, del Canada, la Cina stessa ha detto che arriverà alla neutralità climatica entro il 2060, gli Stati Uniti primo giorno in ufficio, come si dice, il primo giorno nello studio ovale di Biden è stato caratterizzato dal rientro degli Stati Uniti negli accordi climatici di Parigi. Insomma, c'è proprio questa idea che il mondo si stia veramente muovendo in questa direzione. Perché è una questione molto importante, diciamo, per investitori, per aziende, eccetera? Perché quello che noi stiamo cercando di fare a livello, diciamo, di politica, quindi politica europea, politica G20, politica Nazioni Unite, è sostanzialmente dare dei segnali di irreversibilità di questo processo, cioè dei segnali che ci dicano, che dicono alle aziende, ai datori di lavoro, agli investitori, che non c'è un tornare indietro. E qui infatti mi collego molto volentieri a quanto detto dalla speaker precedente, cioè il fatto che sostanzialmente se ci sposteremo in questa direzione, come appunto è necessario, viene quasi da dire che nel futuro non ci sarà più una sostenibilità o una finanza sostenibile, ma tutta l'economia, tutta la società
dovrà essere sostenibile e così quindi anche tutta la finanza in qualche modo dovrà essere sostenibile. Da un punto di vista europeo, Francesco mi ha anche chiesto di dare un po' di pointers, no, sulla questione, eccetera. Forse da un punto di vista politico la cosa più interessante da leggere in questa fase sono le conclusioni del Consiglio europeo sul clima, sulla diplomazia climatica ed energetica, che sono state pubblicate a gennaio del 2021, le trovate ovviamente senza problemi sul sito della Commissione, ed è molto interessante perché sono sostanzialmente le posizioni negoziali dell'Unione europea andando verso la COP26 di Glasgow. Quindi questa è una questione fondamentale e, riparlando come stavamo dicendo di public finance, uno degli aspetti fondamentali della posizione negoziale della Commissione europea è che la Commissione europea ha raddoppiato il contributo della public finance verso la lotta al cambiamento climatico dal 2013 a oggi, arrivando a 23 miliardi di euro di contributo soltanto per i paesi in via di sviluppo da un punto di vista di contrasto alle vulnerabilità da cambiamento climatico. E questo naturalmente si traduce anche in uno sforzo enorme dal punto di vista interno, come vedremo, cioè di vera trasformazione del tessuto socio-economico del continente, da qui ai prossimi 10 anni, veramente, sostanzialmente questi sono gli anni in cui dobbiamo agire. La centralità di quest'anno viene anche data, naturalmente, come diceva Arturo, dalle possibilità aperte dal Next Generation EU e dal Green Deal europeo. Allora, quando il Green Deal europeo, ero in commissione in quel momento, quindi quando il Green Deal europeo è stato adottato dalla Commissione europea come, diciamo, agenda sostanzialmente della nuova presidente Ursula von der Leyen, no, la prima priorità della nuova commissione, il Green Deal europeo, era sostanzialmente anche una posizione da un lato, non dico utopistica, però quasi visionaria. Al tempo stesso è molto interessante considerare come da subito il Green Deal europeo sia stato definito un'agenda di crescita. Quindi sostanzialmente la questione del Green Deal europeo voleva mettere insieme le questioni, diciamo, di sostenibilità e di necessità di protezione verso le peggiori catastrofi, diciamo, scatenate da cambiamento climatico e da crisi ambientali di sostenibilità, ma al tempo stesso usare questa possibilità per rilanciare le economie europee. Perché? Perché proprio nelle tecnologie innovative di, per esempio, mobilità digitale, energie rinnovabili, smart cities, eccetera, idrogeno, veniva vista sostanzialmente la possibilità dell'Unione Europea di riaffermare una propria capacità competitiva a livello globale. Questa gamba, quindi la gamba interna di rilancio da un punto di vista di crescita del continente tramite l'agenda del Green Deal, ha chiaramente bisogno di un'altra gamba. Cioè noi abbiamo bisogno che questa idea, diciamo, a livello interno poi si interfacci con un mercato globale che anche va nella stessa direzione, per evitare appunto, per esempio, da un lato, diciamo, di competitività, la perdita di capacità di potere, diciamo, negoziale, di potere d'acquisto rispetto ad altre economie che, per esempio, decidono di non intraprendere percorsi di questo tipo, no? Quindi, per esempio, c'è un mercato sicuramente per le tecnologie europee verso la decarbonizzazione, ma chiaramente il mercato diventa ben più grande se, come abbiamo visto, molti altri paesi, anche mercati tradizionali dell'Unione Europea, decidono comunque di intraprendere questo stesso ruolo. Quindi noi come G20 adesso abbiamo proprio 2 settimane fa avuto il nostro primo meeting dell'Energy Transitions Working Group e del Climate Sustainability Working Group, ha avuto luogo in formato digitale a fine marzo, 22-23 marzo 2021, e lì la membership del G20 ha discusso proprio il tema del webinar di oggi, cioè ha discusso sulla necessità di accelerare la transizione verso delle città resilienti, intelligenti e sostenibili, come lo strumento essenziale per raggiungere gli obiettivi comuni di neutralità climatica con zero emissioni. Perché? Perché, come già ricordava anche Arturo, ad oggi più della metà della popolazione mondiale vive in città, nel 2050 le previsioni ci dicono che arriveremo a 2/3 della popolazione, e quindi è fondamentale che, se si dovrà avere, diciamo, una transizione ambientale, questa transizione sarà first and foremost, cioè per prima cosa, una transizione nelle città, anche perché consideriamo che è in città che vengono prodotti tra il 70 e l'80% dei gas che hanno un effetto sul riscaldamento climatico. Al tempo stesso, quindi, qui il problema, no? Cioè, perché affrontiamo le città? Perché le città effettivamente porgono un problema da un punto di vista
della decarbonizzazione. Ho deciso di non usare slides, eccetera, perché sappiamo di voler mantenere questo come una conversazione, però per esempio l'AIEA ha fatto vedere molto bene come in realtà l'accelerazione dell'elettrificazione, del consumo di energia umano, non va di pari passo in realtà con la crescita demografica, ma va di pari passo con la crescita dell'urbanizzazione, cioè sono gli umani nelle città che consumano più energia. Quindi anche in prospettiva questa cosa è fondamentale da tenere presente. Quindi a livello G20 su cosa abbiamo deciso di focalizzarci? Considerando che questa è una sfida essenziale, diciamo, per raggiungere gli accordi di Parigi. Allora, vogliamo concentrarci da un lato sulla diffusione di soluzioni basate sulla natura, quelle che vengono chiamate nature-based solutions. E queste le vediamo anche in un'ottica positiva da un punto di vista di rilancio dell'economia dopo la crisi, dopo questa crisi, diciamo, che stiamo vivendo. Quindi qui c'è un approccio, diciamo, in cui cerchiamo di ricostruire le città con la natura, con un approccio più vicino all'utilizzo, diciamo, di infrastrutture verdi e questioni di questo tipo, anche verso, diciamo, l'adattamento alla minaccia del climate change. Invece poi abbiamo anche, ovviamente, un focus sulle città come luoghi cruciali del processo di transizione energetica, anche attraverso l'impiego di una ampia gamma di opzioni innovative, tra cui appunto posso citare l'elettrificazione dei consumi, guidata chiaramente dalle rinnovabili, le soluzioni di mobilità sostenibile di cui parlava già Arturo, sia a livello pubblico sia a livello privato, l'efficienza energetica, quindi chiaramente anche lavorando su smart cities, eccetera, non possiamo dimenticare tutta la questione importante e fondamentale dell'efficienza energetica sia degli edifici che delle industrie, e poi esattamente l'argomento della conversazione di oggi, le tecnologie digitali, le reti intelligenti, insomma tutti quegli strumenti che consentono alle comunità energetiche locali, per così dire, di essere al centro di un sistema energetico urbano che in qualche modo possa aiutare, gestendo la domanda, a uscire da questo problema di iperconsumo urbano di risorse energetiche. Quindi nel primo incontro come Climate Sustainability Working Group ed Energy Transition Working Group abbiamo preso in considerazione proprio questi elementi, e andando avanti ci focalizzeremo nei prossimi incontri di maggio e di giugno, andando verso la ministeriale di luglio, proprio sulla questione di Green Recovery, quindi sulla questione di come i piani simili al Next Generation EU in tutti i paesi G20 possono andare nella direzione, diciamo, di una neutralità climatica, e come le tecnologie innovative devono sostanzialmente fungere, ecco, da fattori abilitanti verso questa transizione. Il ruolo della digitalizzazione è sostanzialmente è visto come un ruolo chiave nel superamento di tutte le sfide che abbiamo di fronte a noi, e in sostanza quello che noi vogliamo portare a compimento è un livello di interconnettività, diciamo, dei sistemi elettrici che ci permetta di abbassare le emissioni a livello delle città e utilizzare l'energia a disposizione in modo più sostenibile. Al tempo stesso, e qui mi riallaccio di nuovo a tutta la questione di investimenti infrastrutturali e cose di questo tipo, sono cose fondamentali perché ci aiutano anche a minimizzare i costi, abbassare i costi e il bisogno di nuovi investimenti. Per esempio, ci può permettere di prolungare la vita di un'infrastruttura o poter fare un monitoraggio delle infrastrutture in un modo che ci permetta sostanzialmente di preservarle più a lungo del tempo. E chiaramente è una questione fondamentale. Per esempio, la questione della mobilità sostenibile è anche una questione fondamentale, perché noi sappiamo, per esempio, che se dobbiamo riuscire, diciamo, a raggiungere i nostri obiettivi, la trasformazione in senso elettrico e sostenibile della mobilità deve avvenire, diciamo, con una rapidità che non è mai stata vista prima. Quindi sostanzialmente al momento noi abbiamo delle soluzioni, diciamo, tecnologiche, però mancano chiaramente ancora gli investimenti. Cioè, se noi pensiamo al fatto che non so, per usare due figure, no? Al momento abbiamo 2,5 milioni di macchine elettriche. Nel 2030 ne dovremmo avere
le aspettative sono di avere almeno 50 milioni per arrivare vicino, diciamo, ai nostri obiettivi, per rimanere verso i nostri obiettivi al 2050. Gli investimenti in energia elettrica pulita sono adesso sui 380 miliardi di dollari. Entro il 2030 dovremmo arrivare a 1,6 triliardi di dollari. Quindi sostanzialmente, come diceva anche la speaker prima di me, queste risorse dovranno creare una grande mobilitazione a livello di, anche di capitale pubblico privato. Lascio la parola ad Arturo e vi ringrazio tutti e sono a disposizione ovviamente per le domande. Grazie Agostino, ovviamente anche il tuo intervento è ricco di spunti, peraltro ci ha fatto entrare nella dimensione sia europea ma anche globale, realmente, perché anche grazie al tuo ruolo, insomma, partecipando al G20, anzi in bocca al lupo e complimenti per questa importante funzione. Crepi, grazie. Anche perché abbiamo la presidenza italiana, come tu ricordavi, al G20 e la copresidenza al COP26, quindi possiamo dire la nostra. Niente, sottolineo due, c'è una parola chiave anche nel tuo intervento, tra le tante, che è quella dell'irreversibilità, perché noi dobbiamo forse proprio entrare nell'ottica che appunto la direzione che si sta prendendo nella lotta al cambiamento climatico è qualcosa da cui difficilmente si può tornare indietro, tanto più che, tanto è vero che la finanza che oggi riteniamo sostenibile, i progetti che oggi riteniamo sostenibili diverranno progetti normali, la sostenibilità diventerà una normalità, almeno questo nelle intenzioni. E poi l'altro aspetto importante, sempre con un orizzonte internazionale, è quello, come tu sottolineavi, che non è sufficiente solamente che l'Europa, i paesi europei, vadano in quella direzione, ma è importante poi che un po' tutte le economie, un po' tutti i paesi, diciamo, in maniera chiaramente graduale e differente, poi remino nella stessa direzione. La crescita si deve conciliare con un mercato globale che appunto lavora allo stesso modo in cui sta lavorando l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea. E l'altro aspetto interessante è appunto che le città sono centrali e che la crescita urbana e non la crescita demografica è quella che poi ha un impatto realmente negativo nella produzione di inquinamento e nel degrado ambientale. Per cui le città rimangono appunto centrali e per tutta la tematica che stiamo affrontando lo è, e peraltro anche nel contesto del G20 appunto le cities sono il focus e al centro dell'agenda italiana. Grazie, sono sicuro che ci saranno tante domande nel prosieguo e passo la parola al prossimo relatore, che è Stefano Russo di Green Arrow Capital. Grazie, buongiorno ancora. Ringrazio anche, io come ordine di servizio aspetterei un attimo, avevo una slide da presentare, sarà la ultima, la numero 3, ma preferivo parlare senza slide nella parte iniziale. Volevo ringraziare anche quelli che mi hanno preceduto perché mi hanno preparato il terreno per dire quello che stavo per dirvi. Noi dunque, la Green Arrow è una società che di un SGR che gestisce fondi istituzionali e quindi si occupa di creare valore per fondi pensione, per fondazioni, per assicurazioni vita e family office che investono per il lungo termine. Ci occupiamo solamente di quello che sono private markets, per cui non sui mercati liquidi. Abbiamo poco meno di 2 miliardi di asset in gestione e siamo ESG per definizione, anche lo stesso nome della società parla da solo, fondamentalmente ci occupiamo di strutture, di investimenti in infrastrutture, in particolare le infrastrutture del futuro, rinnovabili, private equity e private debt. Io personalmente, per presentarmi a chi non mi conosce, ho studiato negli Stati Uniti e ho lavorato là per parecchi anni, sono stato il capo di Morgan Stanley Asset Management per l'Europa, ho fatto l'amministratore delegato di un grosso hedge fund americano che si chiama Renaissance Technologies, e quando sono riatterrato sul suolo italico
insieme a un po' di amici e soci abbiamo creato Green Arrow nel 2013. Detto questo, mi permetto di parlare di smart cities e volevo aggiungere anche di smart countries, perché tutto sommato con il fondo di infrastrutture che stiamo lanciando proprio in questi mesi, ci occupiamo fondamentalmente di quello che sono le infrastrutture del futuro, come dicevo, sia nelle città che nel paese in generale. Due parole per mettere le cose in contesto. Chiaramente il passaggio, ma noi fondamentalmente, ecco, quello che volevo dirvi oggi, noi rappresentiamo le persone che implementano gli investimenti e realizzano le cose che dovrebbero rendere una vita più smart, non solo nelle città, ma anche nei paesi in generale. E per parlare di quello che sta vedendo, chi mi ha preceduto ha parlato di piani europei e di piani governativi europei che sono importantissimi. Chiaramente qui siamo di fronte a due tipi di transizione, una di natura energetica e una di natura digitale. Quella di natura energetica chiaramente ha a che fare con la produzione di elettricità che viene da risorse rinnovabili. Noi abbiamo perlomeno 5 fondi che investono in energie rinnovabili con una grossa focalizzazione sulla parte solare, una focalizzazione sulla parte wind, vento, e una parte sulla parte idrica. Tenete presente che i piani europei di sviluppo e di indipendenza dalle risorse fossili sono piuttosto ambiziose. In Europa siamo passati dal 2004 al 2018 dall'8,5% al 18% di produzione di elettricità e di energia dalle risorse rinnovabili, ma con un obiettivo piuttosto ambizioso del 32% per il 2030, mancano soltanto 9 anni, che ci vedrà impegnati, insieme, non solo noi, ma tutti, a cercare di produrre il più possibile da energie rinnovabili e meno dal petrolio. Per quelli che non lo sanno, la luce, l'elettricità che si corsa la giornata è elettricità che viene da fonti rinnovabili fondamentalmente. E perché questo? Perché ciò che proviene dalle fonti rinnovabili non ha ancora sviluppato una capacità di fare storage, ovvero di fare pila per poterla utilizzare in qualsiasi altro momento. E l'elettricità delle risorse rinnovabili va direttamente sulla rete immediatamente e viene utilizzata nel corso della giornata, perché il sole, soprattutto il sole, produce durante il giorno, no? Dalle 9:30 di mattina alle 6 di sera. Allora, per cui la transizione energetica in questo caso deve avvenire, bisogna arrivare al 32%, sarà un lavorone da fare. Italia, Spagna, Portogallo e Francia hanno probabilmente l'opportunità migliore di raggiungere questi numeri. Perché? Perché sono sulla fascia più fortunata dal punto di vista meteorologico. L'altro tema è un tema di transizione digitale che riguarda lo sviluppo del G5. La Commissione europea nell'ottobre del 2020 ha stabilito che 150 miliardi di euro andranno verso investimenti digitali, includendo fondi che vanno a creare una struttura del 5G molto più sicura e molto più efficace. Per cui, per le cose in prospettiva, quello che facciamo noi con questo fondo infrastrutturale che stiamo in fase di lancio, abbiamo già raccolto parecchi denari, ma siamo in fase di raccolta ulteriore in Italia e all'estero. E a questo punto chiederei, se è possibile, di avere la slide 3, perché volevo essere abbastanza specifico in ciò che andremo a fare. Grazie mille. No, questa è la 3, esatto. Ok, allora, cos'è che stiamo facendo? Con il denaro raccolto abbiamo deciso di andare in questa direzione. Qui vi faccio un pochettino vedere l'asset allocation del fondo, cosa andremo a sviluppare. Dal punto di vista delle rinnovabili, come vedete nella prima parte, solare, solar, wind, hydro e biometano. Questi sono i 4 punti fondamentali che andremo
a sviluppare. Abbiamo già investito tanto sul solare, noi abbiamo già 1,2 miliardi all'incirca in risorse rinnovabili, per cui con questi nuovi assets che ci arriveranno dai vari fondi pensione, dalle varie assicurazioni, dalle fondazioni, a investire ulteriormente questo settore. Il solare sta diventando probabilmente uno dei mezzi migliori per andare a produrre elettricità da utilizzare nelle città. Il vento ha una viabilità maggiore, ma anche questo sicuramente rappresenta delle opportunità di crescita. La parte idro non è ancora stata sviluppata adeguatamente, c'è una normativa abbastanza vista su questo, ma credo che sarà una cosa che i governi tenderanno a snellire per poter far migliorare le cose. E l'altra parte, diciamo, metano, sicuramente sarà un'altra colonna del passaggio transizionale alle fonti rinnovabili. Allora, cos'è che dobbiamo fare per le città? Per le città e per il paese in generale, una delle più grosse opportunità che vediamo nei prossimi 10-20 anni è la capacità di storage. Ovvero, come dicevo, produrre durante il giorno energia che possa essere incamerata sotto forma, per parlare in termini semplici, sotto forma di una mega pila, e poterla rilasciare quando ci serve, incluso anche il periodo serale quando il sole non c'è. Da questo punto di vista noi sicuramente stiamo cercando di affrontare il tema, è un tema piuttosto greenfield direi, perché non c'è ancora, c'è Tesla in America che ha cominciato a ideare tutta una serie di batterie per la casa che sono piccole, poi in realtà a noi serve molto di più. Insieme allo storage non posso non parlare di quello che è la mobilità elettrica. Noi siamo e saremo grossi investitori sulla mobilità elettrica. Nelle grandi città e nelle piccole città abbiamo bisogno di abbassare i contenuti di anidride carbonica e quindi il fondo andrà ad investire moltissimo su centri di ricarica elettrici. E tenete presente, noi abbiamo cominciato a vedere in Europa e nel mondo le colonnine di ricarica elettrica e questo è un concetto. Tra l'altro c'è un'azienda di nostro possesso che si chiama eGap che sta ideando un sistema leggermente diverso ed è un po' una colonnina mobile di ricarica. Sarò pratico, io mi compro la smart elettrica, non ho un garage, non ho un punto dove infilare la spina e poterla ricaricare, dico allora che me la compro a fare se non ho un posto sicuro. Allora eGap, che fa parte un po' degli investimenti che abbiamo fatto noi e che faremo nel futuro, ha ideato una flotta di piccoli van che sono delle mega batterie che tramite una serie di abbonamenti di notte gira nella città tramite un abbonamento chiaramente e ricarica la vostra macchina elettrica per averla pronta la mattina a pieno carico per poter essere utilizzata normalmente. È una alternativa alla colonnina, è un'alternativa più pratica. Perché? Perché ti risolve il problema del, scusate la parola, del cafone che ha parcheggiato la macchina normale davanti alla colonnina, voi non potete caricare e in ogni caso mentre uno dorme si ritrova la macchina carica la mattina. Per cui questa è una delle idee che abbiamo sviluppato e che stiamo sicuramente implementando. E ha moltissimo a fare sia con quello che è la mobilità elettrica retail, ovvero quella di tutti noi, sia con quello che ha a che fare con la mobilità elettrica comunale. Le città stanno passando sempre di più agli autobus elettrici o altri mezzi elettrici che hanno bisogno di essere ricaricati, ma così come tutte le flotte di car to go, di non so, non, quello che voi avete di abbonamento per la città, per la ricarica di un mezzo mobile, hanno bisogno di questo genere di cose. L'altra cosa su cui stiamo focalizzando molto gli investimenti sono nella costruzione di torri G5. È una parte importante del fondo. La prima transazione del fondo l'abbiamo già chiusa
in questo senso. Non sono io un esperto di G5, però credo che sarà una rivoluzione estremamente importante, che darà molti più cavalli alla rivoluzione tecnologica digitale, perché ci permetterà di comunicare in maniera molto più veloce, molto più efficiente, molto più sicura di quanto lo stiamo facendo adesso con i nostri telefonini, gli iPad e i computer. Per cui l'infrastruttura G5 è molto diversa da quella del G4, G3, G2 precedente, e va costruita da zero, ed è una grossissima opportunità in tutta Europa per andare avanti i capitali privati a fare un deployment di risorse in questo senso. E questi sono, vi ho voluto far vedere i punti fondamentali di asset allocation del fondo. Direi che ho detto un po' tutto quello che volevo dirvi riguardo a ciò che facciamo noi come Green Arrow, sviluppo delle smart cities e degli smart country, e pronto a ricevere domande nella seconda del webinar. Credo di essere rimasto nei miei tempi e do la parola ai miei interlocutori. Grazie. Grazie a Stefano Russo anche per, diciamo, questa panoramica sul portafoglio di investimenti di Green Arrow, che si focalizza appunto sia su transizione energetica che su transizione digitale in particolare 5G, e transizione energetica invece proprio su quelle che saranno appunto le energie del futuro. Noi anche come università stiamo lavorando su idrogeno e soprattutto su produzione di energia da biomassa, e uno ovviamente degli aspetti più interessanti che chiaramente spingono la ricerca è quella proprio di trovare dei sistemi di stoccaggio che poi possono far utilizzare l'energia, come giustamente diceva lei, anche quando appunto la fonte rinnovabile in sé non ha forza per appunto essere sviluppata, come nel caso del sole, del vento, eccetera. Io vado veloce perché comunque abbiamo ancora altri due interventi, partendo da Andrea Fratini di ACSPA. Prego. Buon pomeriggio, vi ringrazio innanzitutto per l'invito, per l'opportunità di partecipare a questo webinar. Volevo anche ringraziare i relatori precedenti perché hanno fornito, diciamo, dei punti di vista molto interessanti per me, anche per cogliere tutte le suggestioni di tutti i vari attori dell'ecosistema. Io oggi vorrei darvi il punto di vista, diciamo, di una corporate come ACEA, che è, insomma, proprio breve introduzione, una multi-utility, insomma, attiva soprattutto nel centro Italia, ma attiva, insomma, nel mercato della distribuzione della risorsa idrica, dell'energia elettrica, ma anche con un'attenzione all'economia circolare, alla waste to energy transition, e ovviamente da tutta, diciamo, questa responsabilità anche una forte attenzione all'innovazione. Io, diciamo, ve ne volevo parlare utilizzando, diciamo, brevemente delle slide che spero si vedano. Ve ne chiedo conferma. Sì, si vedono. Grazie mille. E, diciamo che, come dicevo, per noi, insomma, l'innovazione è qualcosa di veramente importante. Crediamo che debba essere open, condivisa e concreta. E l'innovazione in una realtà come ACEA c'è sempre stata, ovviamente. Ma è sempre stata in un certo senso chiusa dentro le varie industriali che prima vi ho citato. Quindi quello che stiamo facendo da qualche anno è far sì che questa innovazione, come dicevo, diventi open e condivisa, e ci sia un qualcosa che non venga caratterizzato da dei pillar verticali, ma sia distribuita con un modello, diciamo, che a noi piace definire circolare, in cui lo scopo principale è quello di posizionarsi come attore chiave dell'ecosistema dell'innovazione, ma anche della sostenibilità. Alcuni prima di me hanno parlato di sostenibilità e questo mi ha fatto molto piacere, perché noi crediamo che sia fondamentale in qualsiasi iniziativa, soprattutto innovativa, tenere d'occhio la sostenibilità e far sì che sia parte integrante e che vada di pari passo con l'innovazione tecnologica. E abbiamo quindi, dicevo, adottato un nuovo approccio all'innovazione,
con un focus sull'innovazione soprattutto radicale e anche la creazione di nuovi modelli di business attraverso un modello circolare. E questo modello circolare prevede vari step. Il primo è quello della mappatura e dello scouting di quali sono le tecnologie innovative che ci possono supportare nel nostro business. E lo facciamo mappando i progetti innovativi all'interno dell'azienda, ma anche mappando quali sono le realtà innovative all'esterno dell'azienda. E per fare questo ci avvaliamo di partnership nazionali ed internazionali, perché crediamo fortemente nella forza dell'ecosistema, della partnership, perché in ottica innovazione aiuta a condividere, ma soprattutto a creare nuovo valore. Da questa fase di mappatura vogliamo generare nuove idee e selezionarle, lo facciamo in vari modi, anche ad esempio attraverso eventi, iniziative di formazione interni ed esterni. Da lì poi c'è lo sviluppo del concept, quindi abbiamo molte sperimentazioni coinvolgendo le nostre aree, ma soprattutto realtà innovative sul territorio. Quindi da non solo grandi corporate, ovviamente, altre grandi corporate, ma anche startup e PMI innovative che abbiamo fatto entrare nel nostro ecosistema e con cui abbiamo cominciato a collaborare, fino ad arrivare poi alla realizzazione di quella che non diventa poi non solo una sperimentazione, ma diventa un progetto vero e proprio che viene adottato all'interno dell'azienda e porta valore. La nostra innovazione ovviamente non viene fatta solo tanto per farla, ma per noi ha uno scopo e deve dare dei benefici. Prima di tutto i benefici sono orientati alle persone, dove persone sono declinate in vario modo, ovviamente i nostri colleghi, le persone ACEA, i nostri clienti, quindi clienti intesi come utenti, come persone a cui diamo l'energia, l'acqua, ma anche e soprattutto cittadini, perché cerchiamo di posizionare ACEA come un player che nell'ecosistema della Smart City dà dei servizi fondamentali al cittadino, quindi che siamo in grado non solo di dare delle risorse essenziali, indispensabili come l'energia, l'acqua, ma anche utilizzare le nostre infrastrutture, che poi sono diciamo ciò che è immediatamente vicino ai cittadini, come un asset fondamentale per poi sviluppare nuovi servizi che possono aiutare la Smart City ad evolversi, quindi partendo dai nostri servizi energetici ed idrici, così come al servizio di pubblica illuminazione, far sì che si possano sviluppare nuovi servizi attraverso nuove tecnologie, come ad esempio l'IoT, ma come anche le tecnologie di monitoraggio dei nostri asset attraverso la space economy e le magie satellitari, ma potrei citarne tantissime, ci sia un'attenzione particolare al cittadino, che il cittadino, anche così come le nostre persone, i nostri clienti, sia al centro, anche il cittadino come cliente di quello che è un ecosistema della Smart City. Ovviamente con un focus sempre al business, perché insomma, è fondamentale alimentare il business, ma tutto questo non potrebbe avvenire con un focus al territorio e all'ecosistema. Quindi nel mantenere partnership, come dicevo prima, e relazioni con l'ecosistema salde, sia con tutti i player dell'innovazione, quindi acceleratori, startup, centri di ricerca, ma anche proprio con il territorio per andare a capire quali possono essere i bisogni e come si può dialogare insieme e collaborare per promuovere l'innovazione. Ovviamente per fare tutto questo servono anche, come giustamente diciamo, dice questo webinar, servono anche degli investimenti, e noi abbiamo pensato a come poter investire nell'ecosistema dell'innovazione, cosa che prima non si faceva. Uno degli strumenti che abbiamo adottato, su cui vorrei focalizzare l'attenzione, che può essere utile anche diciamo, per chi ci ascolta, è il nostro Lean Procurement. Diciamo dall'anno scorso abbiamo sviluppato a quattro mani, ovviamente con i nostri preziosi colleghi del procurement, uno strumento per investire nell'innovazione, quindi anche in startup e PMI innovative, ma uno strumento che sia dedicato, quindi non solo che permetta di competere sullo stesso campo da gioco delle grandi corporate, che poteva essere un primo passo, ma in realtà ci siamo accorti che questo passaggio, quello di metterli in competizione nello stesso campo da gioco, poteva richiamare un concetto magari di uguaglianza, ma non di equità, perché si tratta di player completamente differenti, che lavorano in un altro modo, che hanno dei flussi di cassa completamente differenti, che devono essere valutati con criteri diversi, e quindi abbiamo cercato di adattare il processo a loro, quindi dedicato a loro, un processo adattato a loro, dei criteri di valutazione diversi, quindi adottiamo dei requisiti che sono ad esempio compliant con il decreto crescita 2.0 per quanto riguarda flussi di cassa, per quanto riguarda grandezza della startup e della PMI e per quanto riguarda anche ad esempio dei criteri che sono interni ad ACEA, quindi ovviamente anche quello che noi valutiamo quale essere, no, il TRL, Technology Readiness Level,
e noi facciamo uno scouting appunto in prequalifica che è affidato a noi Innovation e che poi è congiunto insieme al procurement, e facciamo, diciamo, un sistema di qualificazione ad hoc a cui si possono iscrivere queste startup PMI innovative. Abbiamo identificato nuovi albi, nuovi gruppi merce, e questo li abilita a cosa? A accedere a delle opportunità, quindi a delle gare riservate esclusivamente a delle startup PMI innovative, come dicevo, che poi possono essere anche miste, ovviamente, però ce ne sono alcune solo dedicate, e che possono poi generare delle challenge, delle call for ideas, delle POC, quindi delle sperimentazioni. E uno dei vantaggi a cui abbiamo pensato, proprio per venire incontro a questa realtà, è anche quello di cambiare condizioni e tempi di pagamento. Quindi no, quello per una realtà come Acea sono i classici 120 giorni di tante altre realtà. Quando parliamo con queste realtà che si iscrivono a questi albi, possono beneficiare delle condizioni di pagamento dedicate, che sono condizioni a 30 giorni. Come vi dicevo, abbiamo degli albi, proponiamo, diciamo, questi albi che sono divisi a livello tecnologico, come vedete, fra infrastrutture digitali, robotica, human augmentation, device e piattaforma IoT, ma poi, diciamo, volta per volta ci proponiamo anche di rivederli, di aggiornarli. Questi sono quelli attuali e ovviamente è un processo aperto a qualsiasi startup, scusate, a qualsiasi startup PMI che si può iscrivere, e superando i meccanismi di qualificazione di cui vi accennavo prima può accedere a questa opportunità. Utilizzando questi albi, lo scorso anno abbiamo lanciato 4 gare dedicate a startup e PMI in ambito sia pubblicistico che privatistico, che ovviamente sono due campi da gioco differenti, e gare molto interessanti, una dedicata, diciamo, alla bonifica delle nostre anagrafiche, quindi alla customer intelligence dedicata all'area idrico, che ci ha permesso attraverso tecnologie di intelligenza artificiale di migliorare la nostra customer intelligence. Una dedicata alla digitalizzazione dei nostri processi di HR, quindi l'utilizzo dell'RPA per quanto riguarda lo screening di vite di futuri colleghi, o comunque anche per quanto riguarda il database attuale delle persone presenti in azienda, così come una gara dedicata alle tecnologie per l'analisi di immagini satellitari e di tutti i dati dell'ecosistema della Smart City, per riuscire a individuare in anticipo possibili dissesti idrogeologici che possono essere causati, ad esempio, da perdite. Ovviamente abbiamo intenzione poi di lanciarne nel prossimo futuro altre, ma in generale, diciamo, invito tutte le realtà all'ascolto ad iscriversi, perché comunque resta per noi un canale con cui semplicemente anche venire in contatto con realtà innovative, anche se non c'è una gara, una challenge che sta per essere lanciata. E vorrei chiudere, insomma, sottolineandovi quanto è importante per noi l'innovazione. E, diciamo, noi, diciamo, stiamo costruendo il nostro razzo dell'innovazione, ma insomma, non per scherzare, capiamo che ho provato, diciamo, a riportare questa slide per dirvi quali sono, secondo me, gli ingredienti fondamentali, no, per l'innovazione. Ce ne sono vari, come quelli alla base, che sono le competenze e la cultura, quindi la cultura dell'innovazione che sia interna ma anche condivisa esternamente, così come la ricerca di competenze tecnologiche che diano uno slancio all'innovazione. Ovviamente sperimentare, per esempio più attività di sperimentazione per capire quali possono essere le tecnologie e capire anche quali possono essere le lessons learned da determinati fallimenti legati allo sperimentare, all'innovare. Le persone, ovviamente, che sono la fonte, no? L'equipaggio fondamentale per partire, diciamo, verso nuove frontiere. Avere un piano, avere una governance, quindi una strategia. Innovare non significa improvvisare, ma avere una strategia anche per l'innovazione. Avere della benzina, quindi avere del budget e dedicare del budget, cosa che noi facciamo sia come innovazione ma anche come gruppo nel piano industriale 2020-2024. In tutte le aree complessivamente il gruppo vuole investire 600 milioni nell'innovazione. E ultimo, ma in realtà non ultimo, l'ecosistema. Quindi in ottica smart city, in ottica innovazione, l'ecosistema è fondamentale. Il partenariato, la relazione, la condivisione, nell'innovazione non si può essere gelosi delle proprie idee o delle proprie forze, ma vanno condivise continuamente, e si deve sempre, diciamo, cercare di imparare dalle esperienze altrui e di fare partnership sempre più possibile, e ovviamente anche fra il pubblico e il privato, ma anche, diciamo, fra tutti gli attori. E noi cerchiamo di posizionarci, insomma, come Acea, fra
quelle che sono appunto le esigenze delle persone, dei nostri clienti, ma siano anche questi cittadini, così come del business, e di fare un ecosistema che sia fatto da vari abilitatori, insomma alcuni li ho citati, le start-up, i centri di ricerca, tutti i player dell'innovazione, ma soprattutto avere insomma delle partnership solide che ci permettano di essere sempre attivi in questo ecosistema. Lo facciamo con vari strumenti, oggi vi ho parlato del Lean Procurement, ma abbiamo ovviamente le sperimentazioni, il nostro programma di corporate entrepreneurship, lanciare sessioni di generation, sono veramente tanti gli strumenti che si possono utilizzare. Il focus che ho dato oggi è sull'Lean Procurement, perché secondo me era centrato su come Acea tenta di investire in realtà innovative, e quindi diciamo volevo dare un focus su quanto è importante investire, ma anche quanto è importante fare ecosistema secondo noi. E io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, ovviamente sono aperto a qualsiasi domanda successiva. Grazie Andrea, grazie in effetti per averci mostrato un modello di Open Innovation che è quello che viene utilizzato poi da Acea, soprattutto in particolare attraverso, in questo caso, lo strumento del Lean Procurement. E due cose fondamentali insomma, che da sottolineare, tra i vari aspetti che sono legati all'innovazione, le competenze e la cultura, tu stesso giustamente, a cui tu stesso hai fatto riferimento con una certa enfasi, con una giusta enfasi, perché in realtà le competenze sono un problema atavico per quanto riguarda il nostro paese, soprattutto le competenze digitali, e purtroppo ci sono i vari report OCSE o l'indice DESI della Commissione Europea, dell'Unione Europea, insomma, che ci danno una fotografia ancora piuttosto amara della nostra realtà. E poi, e ovviamente anche legato al discorso delle competenze, c'è il discorso della cultura e il fatto di iniziare a cambiare, per avere una cultura di innovazione, per fare innovazione chiaramente bisogna avere un differente mindset. E l'open innovation in realtà necessita poi di questo nuovo mindset, insomma, che permetta poi di mettere a fattor comune o di ricercare comunque all'esterno delle soluzioni tecnologiche o delle competenze stesse che mancano all'interno di un'organizzazione. Quindi grazie per questo ulteriore interessante intervento e lascerei subito la parola all'ultimo, solamente in ordine di scaletta, relatore, che è Armando Fiumara di Enelix Italia. Prego Armando. Buon pomeriggio. Grazie mille intanto per avermi invitato, ma anche e soprattutto per avermi dato modo di ascoltare gli interventi precedenti al mio, che sono stati di assoluto interesse. Ho preparato qualche scheda che comunque è già stata ampiamente spoilerata dagli interventi precedenti, per cui insomma semmai la userò per supporto in qualche fase, ma io credo che insomma sia emerso in maniera molto chiara che c'è una connessione importante tra l'energia e lo sviluppo delle smart city. In generale non solo per gli aspetti che riguardano la sostenibilità, ma sostanzialmente per due ragioni fondamentali. Una è che intervenendo sull'efficienza energetica le città possono liberare delle risorse finanziarie che poi possono essere reinvestite facilmente in tecnologia smart o servizi smart. La seconda ragione è che l'infrastruttura elettrica è un'infrastruttura già esistente e se pensiamo per esempio all'illuminazione pubblica non solo è esistente ma anche capillare al punto da raggiungere tutte le aree anche periferiche della città e quindi si presta facilmente a essere utilizzata per l'installazione di altri sensori, di altra componentistica che può abilitare nuovi servizi, per esempio di videosorveglianza, diciamo, automatizzata, quindi diciamo di videosorveglianza basata su intelligenza artificiale, ma anche per rendere intelligente lo stesso servizio di illuminazione pubblica. No? Quindi per esempio avere con la stessa telecamera che fa la sorveglianza si può fare regolare automaticamente il flusso luminoso emesso dagli impianti pubblici di illuminazione sulla base delle condizioni del traffico, piuttosto che della frequentazione degli ambienti, piuttosto che delle condizioni climatiche. Quindi la connessione è fortissima e noi, chiaramente come Enel, veniamo dal mondo dell'energia, diciamo, quella è la nostra storia, ma abbiamo un approccio legato alle città che parte tipicamente dall'efficienza energetica, proprio per i motivi che vi dicevo prima. Quindi noi liberiamo risorse che poi riusciamo a utilizzare
e di utilizzare un altro, diciamo, per abilitare nuovi servizi. Il settore energetico è impattato dai trend globali che venivano perfettamente citati negli interventi precedenti, quindi sicuramente l'urbanizzazione, la decarbonizzazione, l'elettrificazione, la digitalizzazione e la flessibilità. Tutte queste cose possono essere messe insieme in un'ottica progettuale che sia legata a reinventare completamente l'infrastruttura e il servizio connesso all'infrastruttura. Quindi sostanzialmente cos'è la città smart? No, la città smart non è necessariamente tecnologia, diciamo che ormai di tecnologia a supporto ce n'è, diciamo, è quasi illimitato quello che si può sviluppare con la tecnologia, soprattutto se si pensa al digitale. La città smart è quella che riesce a erogare ai cittadini dei servizi tali da rendere la città stessa o comunque la comunità più vivibile, più sostenibile, più pulita. E tipicamente è una comunità che è più capace di reagire efficacemente, rapidamente alle mutazioni del contesto. L'abbiamo imparato nella maniera più dura nell'ultimo anno e mezzo, diciamo, un poco meno, per cui poi quando c'erano città che si erano già dotate di sistemi digitali, come anche solo i servizi amministrativi, diciamo, di gestione documentale degli uffici anagrafici, hanno concesso, diciamo, ai propri cittadini delle condizioni di vivibilità migliori nel momento in cui c'erano restrizioni sugli spostamenti. Io stesso, diciamo, quando ho fatto il cambio di residenza a Roma, ci ho messo mezz'ora per farlo online, mi sono spostato poi in un comune più piccolo e ancora devo fare il cambio di residenza perché, diciamo, devo trovare il tempo di andare in comune, firmare i moduli e, onestamente, con la situazione della pandemia in corso non mi sento neanche tanto tranquillo a farlo. Quindi, insomma, un po' questo è quello che per noi significa città smart. E quali sono i modi in cui le città lo possono fare? Noi lavoriamo già con più di 3.000 comuni italiani e, diciamo, bisogna tenere presente che comunque il nostro paese è un paese molto frammentato dal punto di vista amministrativo, penso che abbiamo più del 75% dei nostri comuni che ha meno di 5.000 abitanti, quindi le nostre città sono poche, cioè i comuni italiani che hanno più di 50.000 abitanti sono meno di 150 su circa 7.903 comuni. Quindi effettivamente sono pochi gli ambienti, però qual è la forza di uno strumento basato su liberare risorse con il risparmio energetico? Il fatto che si può perfettamente applicare anche a comuni più piccoli, meglio ancora se ad aggregazioni di comuni più piccoli, in modo da poter intervenire anche sulle aree sulle aree di connessione tra questi comuni, e generare dei benefici rilevanti. Quindi quello che noi suggeriamo come indirizzo è quello di favorire l'ingresso di capitale privato nell'infrastruttura pubblica, eventualmente supportato da forme di finanziamento che arrivano dall'Unione Europea, diciamo, da tutti i programmi che ci aspettiamo che, insomma, che vengano erogati da qui a breve, di cui si è parlato anche prima. Quello che possiamo portare è l'esperienza della nostra interlocuzione con i 3.000 sindaci, no? Tutti lamentano più o meno le stesse cose, cioè mancanza di risorse finanziarie, mancanza di personale, o comunque di personale con competenze specifiche per la gestione di questi servizi, è una certa difficoltà di accesso al finanziamento pubblico, diciamo, nel senso è cosa abbastanza nota il fatto che poi noi tutti gli anni non riusciamo a usare appieno i finanziamenti che abbiamo in ambito pubblico. Quindi quello che mi piacerebbe è se venisse affiancato al modello tradizionale di erogazione del finanziamento che funziona, soprattutto per le città che possono beneficiare per esempio dei PON metro, no, che i comuni più piccoli non hanno, affiancare un modello per cui possa essere l'operatore privato a farsi promotore dell'ottenimento di questi finanziamenti, chiaramente per la realizzazione di opere pubbliche, che poi sono di proprietà pubblica e che vanno nell'interesse pubblico, quindi il concetto stesso di pubblica utilità fa parte di tutta la normativa legata alla finanza di progetto, che sia di iniziativa privata o di iniziativa pubblica. Quindi quello è il modello che noi sostanzialmente suggeriamo. Quindi ormai l'approccio che ci piace avere è di sederci allo stesso lato del tavolo dell'amministrazione, ripianificare le infrastrutture e una serie di servizi che possono intervenire su punti programmatici diversi con tecnologie diverse, quindi si può intervenire sulla sicurezza piuttosto che sulla mobilità, sulla sostenibilità ambientale, sulla digitalizzazione, su tanti altri aspetti della città. Dopodiché noi realizziamo l'investimento con il nostro capitale, che chiaramente viene remunerato in un piano di assorbimento pluriennale
a fronte del quale comunque la città risparmia. Quindi comunque quindi la città non deve tirare fuori un euro del proprio capitale. Risparmia fin dal primo anno del progetto, perché noi ci rimuneriamo grazie al risparmio energetico, e grazie sempre allo stesso risparmio energetico riusciamo a mettere in piedi una serie di servizi. Penso onestamente che l'Italia stia andando nella direzione corretta, che l'Europa è soprattutto spinta dall'Europa, diciamo, in questa direzione, per cui ci sono sempre più finanziamenti legati all'efficienza energetica, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alla digitalizzazione. Ci sono moltissime start-up con cui noi collaboriamo e che stanno comunque continuando a generare tecnologia o nuovi usi per le tecnologie esistenti che possono essere applicati in quest'ambito. Quello appunto su cui vale la pena di ragionare, di rafforzare, diciamo, in un'ottica di governance, diciamo, globale, questo tipo di collaborazione tra gli operatori privati e le start-up e la pubblica amministrazione, che può effettivamente favorire una transizione infrastrutturale, tecnologica, soprattutto di servizio, in ottica smart. Quindi lato nostro, insomma, c'è ampia disponibilità, diciamo, a supportare questo tipo di transizione. Già lo stiamo facendo, insomma, i nostri sforzi soprattutto sull'infrastrutturazione del paese con le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici è nota, nel senso che abbiamo quasi raggiunto i 2 milioni di ricariche, abbiamo superato le 18.000 tonnellate di anidride carbonica, ovviamente di emissioni evitate grazie alle ricariche delle nostre infrastrutture. Chiaramente le nostre non sono le uniche, quindi ci sono tanti operatori che si stanno muovendo in questo settore, e non vediamo l'ora di viverlo, questo paese smart, per cui insomma vi ringrazio. Credo di aver esaurito i miei 10 minuti, per cui vi ringrazio nuovamente e vi rimando volentieri a interlocuzioni successive a questo incontro. Grazie. Grazie a te, Armando, hai dato un ulteriore punto di vista e di interesse a tutto, diciamo, il ragionamento che si sta facendo. Peraltro ricordando che l'Italia ha una sua particolare peculiarità territoriale, demografica, di distribuzione della popolazione amministrativa, quindi nella maggior parte dei casi l'Italia è fatta tanto da aree interne, quindi da piccoli comuni, per cui bisogna ovviamente tenere in considerazione anche quelle realtà quando si vanno a fare delle iniziative, o comunque si portano avanti delle strategie di efficientamento energetico o di risparmio e di qualsiasi attività che possa essere considerata smart. Prima di passare alle domande, come d'abitudine cederei la parola a Francesco Marcolini per una chiosa finale rispetto agli interventi che sono stati effettuati. Prego, Francesco. Grazie Arturo, grazie a tutti, interventi devo dire bellissimi. Non mi metto a commentarli perché ci sarei troppo a lungo, però aprono prospettive importanti per le aziende. Allora io voglio partire da questo principio brevemente. Ragioniamo dal punto di vista delle tante aziende che ci stanno seguendo, le PMI innovative, le aziende innovative, che si chiedono come possiamo noi, che abbiamo determinate soluzioni o che stiamo sviluppando soluzioni, entrare nel mercato delle tecnologie delle smart cities. E quindi come possiamo incentivare, qui arrivo alla proposta che faccio a tutti e anche ad un'idea, come possiamo incentivare i tavoli di Open Innovation tra innovazione del territorio, e quindi le università, i centri di ricerca, le aziende innovative e di grandi gruppi, quindi non solo le utilities, ma parlo anche dei grandi gruppi nazionali, quindi Enel, Ferrovie dello Stato, Fincantieri, eccetera, eccetera. Per cui l'azione che stiamo seguendo con il CNR è quella di aprire una serie di tavoli organizzati di incontro con le aziende in un modo strutturato. Lo dicevo prima, l'azione che proponiamo in questi due mesi si chiama Finance for City, la realizziamo con il CNR e con diverse aziende con cui stiamo parlando, e si tratta di tavoli di incontro e di approfondimento. Ma è solo l'inizio, perché poi assieme all'università e ad una serie di utility con cui stiamo parlando continueremo in questa valorizzazione degli spin-off di ricerca e delle start-up innovative. Quindi è già un messaggio che voglio lanciare. E molte aziende già lo sanno, chi magari vuole aderire o altro può rivolgersi o all'università direttamente a me o al CNR, con cui il 22 aprile presenteremo l'iniziativa.
Per quanto riguarda la finanza, e chiudo, secondo me si sta aprendo un momento importantissimo, perché noi abbiamo la Banca Europea Investimenti che investe sul green, lo sappiamo attraverso il FEI. Abbiamo la nuova programmazione europea che partirà ormai più o meno all'estate del 21-27, che ha due assi green e un asse smart city. Abbiamo il famoso recovery plan di cui tanto si parla, forse troppo si parla, ma in ogni caso arriveranno delle risorse. Per cui questo è un invito, non tanto in questo caso alle PMI, che chiaramente faranno il possibile, ma si trovano a volte davanti dei muri, ma ai grandi gruppi, alle utility, che spesso saranno chiamate, probabilmente saranno chiamate dai ministeri per sviluppare dei progetti. L'appello è questo: creiamo dei tavoli per trasferire parte di questi progetti al territorio, all'innovazione, ai centri di ricerca. Quindi è un'opportunità che potrebbe dare anche luogo a un metodo di lavoro che già esiste, che ho ascoltato con interesse, ma che potrebbe essere incentivato e creare lavoro e sviluppo sul territorio in un modo ancora più diffuso. Io mi fermo qui, chiaramente come al solito siamo a disposizione per approfondimenti, i nostri riferimenti ce l'hanno tutti, i partecipanti che se sono interessati a iniziative future possono contattarci. Adesso Arturo vi lascio la parola anche per eventuali domande che vedo stanno arrivando. Sì, grazie Francesco. Io intanto, prima di iniziare le domande, non so se Andrea Fratini di Acea, rispetto anche al discorso dell'apertura di tavoli, volevi fare un commento anche tu, visto che comunque si avvicina molto un po' a quel modello che ci avevi presentato. Sì, sì, ma io mi trovo assolutamente d'accordo con quanto detto da Francesco. L'approccio, diciamo, come ho cercato di descrivere, sicuramente in Acea c'è, ma sono sicuro che non è solo in Acea, perché ormai nell'ecosistema di innovazione vedo tanti esempi di tante corporate, non solo nel mondo dell'utility, che hanno questo approccio. Chi dà più tempo, chi dà meno, sta ovviamente promuovendo perché ci si è accorti del valore. E adesso è importante, sono d'accordo su questo punto, diceva Francesco, non perdere l'opportunità, perché da tutte le crisi poi deriva un'opportunità. Adesso l'opportunità che sta arrivando è quella di sfruttare dei possibili investimenti, sfruttarli nel miglior modo possibile, ma in modo che ci sia un valore condiviso. Quindi per quanto riguarda, diciamo, l'apertura di tavoli che aprono verso il territorio, assolutamente d'accordo, il gruppo è assolutamente aperto, è molto ovviamente presente già sul territorio, soprattutto del centro Italia, e su questo già ha degli accordi attivi. Ma qualsiasi nuovo accordo o qualsiasi nuovo tavolo che si aprirà, sicuramente Acea tenterà di essere presente per favorire l'ecosistema. Grazie Andrea di questo commento ulteriore. Allora, partiamo dalle domande. La prima domanda è relativa alla scelta degli argomenti, nel senso che Massimiliano Napoletano chiede perché non c'è un focus un po' più forte non solo sull'efficientamento energetico, ma anche sulle tecnologie in settori come la gestione dell'acqua e dei rifiuti. Non so se qualcuno vuole prendere questa domanda. Posso dire io qualcosa, se va bene, per gli altri, poi ovviamente in un minuto. In realtà è vero, nel senso non lo so neanche io perché, ma è vero che soprattutto di acqua si sente parlare molto poco. Sui rifiuti in realtà a livello di tecnologie smart ci sono tante cose, ci sono operatori che stanno facendo delle cose incredibili, ci sono dei progetti molto belli in Emilia Romagna soprattutto, che abbiamo visto realizzati da operatori come ERA, per esempio. Noi stessi, diciamo, riusciamo a gestire in ottica di piattaforma la parte di rifiuti. Io credo che la ragione sia legata un po' alle opportunità di efficienza che sicuramente sulla parte energetica elettrica, diciamo, sono molto forti, e un po' anche al fatto che tipicamente il servizio idrico soprattutto, ma anche quello dei rifiuti, sono tipicamente gestiti da società municipalizzate che comunque magari, che sicuramente arriveranno a fare questo tipo di transizione, però magari sono meno, non so come dire, aggredibili dal mercato esterno, quindi se vogliamo c'è una spinta minore dal contesto economico privato. Chiaramente è un'opinione, diciamo, sul momento, però se mi sembra c'è un trend che vediamo anche noi, parlando con i comuni, cioè registriamo meno interesse per questi settori rispetto ad altri. Perfetto,
Certo, grazie. Non so, Stefano Russo vuole aggiungere qualcosa, prego. Sì, ma erano proprio due parole. Sì, stiamo guardando sia lo smaltimento che ai temi dell'acqua, ma come giustamente diceva il mio collega di Enel, abbiamo talmente tanto di mancanza sull'infrastruttura elettrica che ci rimane molto il fuoco su quello. Però stiamo guardando su quelle cose lì, sono cose di dimensioni un po' più piccole, e per noi magari facciamo dei ticket un po' grossi, possono risultare un po' più problematiche, però devo dire, lo stiamo guardando, se ci sarà qualcosa di interessante lo potremo fare. Perfetto, grazie. Allora, passiamo alla domanda, non so se qualcun altro, Alessandra Becchi, mi era sembrato, no, ho visto male io. Questo no, lascio. Allora, passiamo alla domanda successiva. Diciamo che non è una domanda, quindi a Chiara Fossombroni dico che passiamo alle domande successive, poi se rimane tempo magari le do la parola per spiegare un po' l'iniziativa che state facendo a Firenze. La domanda successiva è questa. Chiara Isepone voleva sapere come vengono gestiti i dati derivanti dai sensori smart. Quali soluzioni sono offerte ai comuni per gestire questi dati? Non so chi può prendere la domanda. Io chiedo gentilmente a chi pone le domande anche di indicare eventualmente il relatore a cui si indirizzano, così possiamo essere più veloci. Io posso dare soltanto un flash su questo, Arturo. È la questione fondamentale quando si parla di smart cities a livello globale, per esempio appunto a livello G20, ma anche a livello COP, eccetera. La questione è quando parliamo di data sharing, di che dati si tratta, chi li controlla, eccetera, perché naturalmente sono poi tutte delle realtà molto diverse, no? Quindi è difficile pensare che il Giappone e la Cina possano accordarsi su questioni di data sharing su smart cities, quindi è quello su cui lavoriamo. E poi, giusto come chiusura sull'altra questione, per noi è stata proprio una scelta a livello G20 decidere di organizzare una ministeriale clima ed energia. È la prima volta che viene fatto questo. E il motivo sostanziale è che circa l'80% delle emissioni che noi dobbiamo cercare di portare a zero da qui al 2050 vengono dal settore energetico, quindi è proprio una scelta di priorità su una questione, diciamo, fondamentale. Poi ci sono dei gruppi di lavoro su ambiente che si occupano di queste altre questioni. Grazie. Grazie mille, Agostino. Allora, la prossima domanda è piuttosto lunga ed è di Angelo Turi, che dice che appunto sta partecipando allo sviluppo di una smart city a Milano di circa 3-4.000 persone. Vorrebbe capire se c'è la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati a livello comunitario, ad esempio rispetto alla Banca Europea degli Investimenti, e poi pone anche un altro problema rispetto al fisco, nel senso che dice: la naturale evoluzione di un'operazione di sviluppo greenfield per la realizzazione della smart city dovrebbe prevedere un cambiamento del modello di business. Chiedo scusa. Dice: non più costruire per vendere, ma costruire per gestire. Quindi attualmente la normativa fiscale italiana invece penalizza i residenziali a reddito rispetto ad altre asset class. Quindi sono allo studio modifiche normative che superino tali penalizzazioni. Io adesso non so se qualcuno può dare indicazioni in questo senso, anche perché non abbiamo attori istituzionali tranne Agostino. Non so se però, diciamo, No, nel senso, io non, chiaramente a livello, diciamo, più macro, tutta la questione fiscale è fondamentale, si lega anche poi a delle questioni, per esempio, di debt relief, no, a livello, diciamo, proprio globale. Ma guardate, a livello specifico, diciamo, è chiaro che il Next Generation EU e tutti, diciamo, i piani di recupero e resilienza, ha ragione Francesco quando dice che se ne parla troppo, no? Forse, però è anche vero che vengono in teoria con delle riforme istituzionali. Qualcuno in chat ci ricordava, per esempio, il fatto che rischiamo in effetti di perdere questa finestra di opportunità proprio per la difficoltà di implementare queste riforme istituzionali. Chiaramente tra le riforme istituzionali ci deve essere anche un ruolo delle riforme fiscali, e vedo che c'è un'altra domanda su queste tematiche che sono anche sicuramente super importanti, però non saprei dire altro.
Grazie Agostino, volevo metterti in difficoltà, ma purtroppo chiaramente la domanda è molto specifica. Insomma, voi relatori di oggi non credo che giustamente siate su questo. Passiamo alla successiva. Il tempo è un fattore importante. Non è possibile rendere più veloci le fasi di scouting e di messa a terra dei progetti? Questo non so se vuole rispondere Andrea Fratini, forse. Sì, sicuramente è possibile, ci si può lavorare, sono d'accordo col commento, diciamo la tempistica soprattutto per una realtà innovativa è fondamentale. Diciamo, noi stessi a volte, nonostante siamo i primi promotori di questo approccio, comunque possiamo essere in qualche modo anche una corporate, per quanto innovativa, sarà sicuramente meno veloce di una startup e PM innovativa. E su questo in realtà non c'è una regola, una formula aurea, a mio avviso. Il segreto, diciamo, sarebbe coinvolgere sin da subito il business quando si va ad incontrare una determinata realtà. Questo è il classico problema dell'innovazione, perché il business per definizione è a testa bassa sul suo business e l'innovazione invece guarda verso fuori. La bravura di chi fa innovazione, ma non sempre ci si riesce, è cercare a volte di tirarli su e dire guarda anche fuori. Lì si riesce ad andare molto veloci. Io devo dire che rispetto al passato si sta andando molto più veloci. Quando c'è stato un periodo in cui l'innovazione era semplicemente parlata, mentre adesso siamo in una prospettiva in cui l'innovazione non è solo parlata ma è anche fattiva. Ci sono tanti esempi di incubatori innovatori, ma di ecosistemi fatti di anche grandi corporate che innovano. Ci sono tanti programmi e tante realtà che lo fanno. Ovviamente il problema resterà sempre, si possono fare varie cose. Io portavo l'esempio, insomma, nella mia breve esposizione, ad esempio diminuire i termini di pagamento per determinate realtà. Noi abbiamo visto che il passaggio da 120 a 30 giorni ha veramente cambiato la vita a tante di queste realtà. Ovviamente la domanda era posta prima, cioè sull'ingaggio, e anche questo ovviamente non è banale, perché una decisione presa da una startup, una PMI è immediata, comunque nella corporate si va su vari step decisionali, e questo bisogna essere sempre più bravi a rendere le organizzazioni snelle, ma qui veramente ognuno ci può lavorare. Grazie Andrea. Arturo, se permetti, io mi metto un attimo dalla parte di chi fa una domanda, velocissima. Unire, cioè secondo me un aspetto che manca, che viene fatto molto raramente, le aziende che vanno sui tavoli di Open Innovation, parlo delle aziende piccole, degli innovativi, spesso hanno necessità anche di investitori, non solo di commesse. Uno sforzo, anche se vogliamo progettuale, di unire l'aspetto dell'Open Innovation aziendale con l'incontro con il Venture Capital o con i Business Angels. Quindi un invito che faccio qui sia ai partecipanti, ma anche a chi ci ascolta, una sensibilizzazione per rafforzare questa unione tra i tavoli di Open Innovation e quelle che vengono chiamate le pitch session, perché forse riuscire a rafforzare e a velocizzare questo processo può permettere un rafforzamento dell'ecosistema. Volevo sapere un po' il vostro parere, se la condividevate, e anche in questo caso anche il parere di AIFI, se magari vede questa come un possibile obiettivo, un possibile percorso. Grazie. Sì, grazie Francesco per lo spunto e anche agli ascoltatori. Direi di sì, è uno spunto interessante. Come sapete, ho dato una dimensione del mercato che è in evoluzione, quindi ad oggi ha un'articolazione tale da rispondere a una domanda, ma che non è ancora sufficiente a rispondere a tutte le esigenze anche di sviluppo, di innovazione, di progetti. Per cui sicuramente attendere, è necessario che il mercato si articoli ancora di più come numero di operatori anche su vari segmenti. E poi un dialogo in senso Open Innovation volentieri, anche quello lo accettiamo come spunto. Noi abbiamo introdotto nel dialogo, questo oltre all'elemento appunto degli investitori, anche i corporate venture capitalist, quanto alcune aziende sono nostre aderenti, abbiamo dei tavoli trasversali, e poi dialoghiamo comunque con
le associazioni degli imprenditori e dei piccoli imprenditori, quindi anche con soggetti ad esempio come i vostri, che cerchiamo comunque di unire sul territorio. Sicuramente più dialogo e networking ci può essere su questo segmento, che ha ancora molto spazio per direi di parlare anche oltretutto per IBAN, che è la nostra sorella rappresenta gli investitori informali, business angel. Direi che il dialogo è continuo e dobbiamo aprirci per sviluppare questo sistema, insomma, un pochino più, in modo più evoluto. Qualcuno vuole aggiungere un commento? Altrimenti passiamo alla prossima domanda. Io direi che con questa, o al massimo con un'altra, chiudiamo. Antonio Rigardi chiede, o almeno più che chiede, dice che appare un po' carente il focus sul link efficienza energetica, smart cities, smart grid. Qualcuno potrebbe dire quali sono le posizioni istituzionali in Europa? Chi può prendere questa domanda? Se nessuno può prendere, passiamo a una successiva. Ovviamente, chiaramente non si può rispondere, soprattutto a questi quesiti molto, molto ampi, chiaramente non molto specifici poi sulle attività che svolgono i nostri relatori. Io ho una domanda, forse per Agostino, ecco. Sempre se ovviamente anche qui c'entro un po'. Certo, dai. Allora, si è parlato molto, parlando di energia, di transizione energetica, eccetera, si è parlato molto dell'Italia in passato come possibile hub per il gas, poi adesso possibile hub per l'idrogeno. In generale, chiaramente la posizione strategica, geografica del nostro paese comunque viene alla ribalta spesso anche dal punto di vista appunto della lotta energetica, tra virgolette, passami questo termine. Visto che adesso c'è il G20, ora all'atere dell'agenda specifica, tu sai se c'è, oppure quali sono, se tu ovviamente ne sai conoscenza, un po' gli obiettivi anche geopolitici italiani dal punto di vista dell'energia? Grazie Arturo, un'ottima domanda. Mi riallaccio anche, diciamo, molto brevemente a quanto diceva Stefano Russo su questo tema, no, del natural capital dei diversi paesi, no? Lui si riferiva appunto al potenziale dell'energia fotovoltaica per il paese, per altri paesi, diciamo, dell'Europa meridionale, e sicuramente proprio questo di cui tu parli sulla questione, diciamo, della strategia appunto della trasformazione anche delle reti gas naturale nel futuro in possibili reti di idrogeno, eccetera, se ne è tanto parlato, no? Cioè creare in Italia un hub, diciamo, della liquefazione in qualche modo dell'energia solare nell'idrogeno, eccetera. Allora, non è una cosa su cui stiamo lavorando molto, su innovative technologies, tra cui appunto green hydrogen, che sarebbe esattamente questa tematica, proprio perché viene considerata strategica per il paese. E poi da un punto di vista di energia, diciamo che si fanno due cose, no? Cioè si prende quella che è l'outcome della presidenza precedente, cioè si cerca di lavorare, diciamo, in continuità. Quindi nel nostro caso la presidenza precedente era l'Arabia Saudita, che aveva un focus molto forte su due tematiche: combattere la povertà energetica, e quindi energia come ruolo fondamentale per il raggiungimento dell'Agenda 2030, degli SDGs, eccetera, e poi la necessità di una sicurezza energetica, no? Che lì veniva posta molto da un punto di vista di sicurezza di mercato, quindi in un certo modo molto, da un lato, quasi conservatrice, ecco, nell'approccio ai fossil fuels, eccetera. E insieme a questi due approcci, un utilizzo di questo nuovo concetto che veniva definito come carbon circular economy, cioè quest'idea di sfruttare molto la potenzialità dei CCUS, quindi Carbon Capture, Use and Storage Technologies, per riassorbire le emissioni. Noi come presidenza che cosa facciamo? Facciamo un acknowledgement del lavoro chiaramente fatto
dalla presidenza precedente, e poi la portiamo invece verso le nostre ambizioni. Quindi, per esempio, sul concetto di circular economy, non parliamo più di carbon circular economy, ma parliamo di circular economy of energy, quindi molto più sulla filiera rinnovabile. E la stessa cosa quando parliamo, per esempio, questo è un po' un aspetto strategico, da un punto di vista di sviluppo, della necessità, diciamo, di garantire l'accesso all'energia, parliamo di energia pulita e quindi tutte le tecnologie off-grid, abbiamo una strategia sull'Africa che ci viene fatta da Resources for Africa, una grossa organizzazione. Insomma, cerchiamo in qualche modo di usare questo come nostra strategia. Le tecnologie, come detto, c'è un focus fortissimo sulle tecnologie che ci possono portare a zero emissioni, quindi l'idea è che le tecnologie ci portino a zero emissioni, ma rimane chiaramente ovvio il ruolo, come dicevi tu, del gas anche in un periodo di transizione, no? Cioè, se gli Stati Uniti sono riusciti ad abbassare le loro emissioni negli ultimi anni, si deve sostanzialmente a questo switch che hanno fatto dal coal oil a natural gas, quindi questo fa parte del package. Poi, appunto, nella coal c'è un collega, per esempio Enel, che sta meglio di me, insomma, quali sono dal punto di vista tecnologico anche un po' le sfide strategiche che noi abbiamo. Spero di averti risposto. Mi hai risposto, ti ringrazio. Peraltro Resources for Africa, abbiamo presentato un progetto, un Horizon, insieme poco tempo fa, e anche un'espressione di interesse alla Banca Mondiale su materie energetiche. Ecco. Sì, esatto, su queste cose veramente anche in bilaterale ne parliamo quando vuoi, perché insomma durante tutto l'anno quello che è divertente ed è una cosa su cui voi potrete essere sicuramente coinvolti è che stiamo anche costruendo un calendario di eventi collaterali, cioè al di là del working group poi facciamo una serie di eventi collaterali che invece vogliono essere aperti diciamo a vari stakeholders, ecco. Poi non voglio prendere troppo tempo, però sul sito del G20 italiano vedete appunto che oltre ai working group istituzionali, quindi dei ministeri, nei vari paesi, ci sono proprio degli engagement groups, tra cui appunto naturalmente c'è la società civile, la società industriale, per così dire, cioè lì sicuramente c'è modo anche di collaborare. Grazie mille Agostino, sicuramente ci risentiremo. Armando Chimara, vuoi aggiungere qualcosa, visto che Agostino ti citava? No, nel senso, in realtà diciamo ha già detto tutto, adesso effettivamente sono temi su cui si potrebbe parlare ore, diciamo, se si volessero sviscerare, diciamo, in maniera esaustiva. Io, diciamo, posso confermare quello che dicevo un po' prima, nel senso che secondo me la direzione che abbiamo preso, spinti dall'Europa, secondo me è quella corretta. Penso che tutto il sistema, sia economico che pubblico, si stia muovendo nella direzione giusta. Si possono ancora sicuramente puntellare alcuni meccanismi burocratici, soprattutto, no? Parlavamo prima dell'erogazione dei finanziamenti, ma anche leggevo tra le domande, insomma, qualcuno si parlava per esempio di aiutare le start-up a emergere in maniera più rapida, e quindi in questo senso sicuramente il pubblico e il privato possono collaborare bene, come si sta facendo su quanto si citava poco fa, per cui insomma non, nulla di più di questo intervento, mi è sembrato già più che esaustivo, grazie. Grazie a te Armando, io direi che insomma siamo anche abbastanza fuori tempo. Se c'è qualche ulteriore commento, prego, altrimenti se Francesco è d'accordo direi di chiudere. Ovviamente mi dispiace per chi voleva intervenire, però abbiamo dovuto prediligere le domande, ovviamente, piuttosto che magari la condivisione di esperienze. Credo che non ci siano ulteriori commenti, per cui veramente io ringrazio tutti i relatori, è stato un webinar ricco, ricchissimo di contenuti, come non accade spesso, quindi veramente grazie. Francesco, non so se tu vuoi aggiungere... No, grazie ancora a tutti e alla prossima, grazie davvero ai relatori per pieno di contenuti, ci penseremo e ci mediteremo sopra, per cui ci risentiremo a breve. Grazie. Grazie ancora e un grazie ovviamente a chi ha partecipato all'evento, e lascio tutti con l'augurio di una buona serata. Al prossimo evento, arrivederci. Buona serata, grazie a tutti, buona serata.